riusciremo in futuro a sfamare una popolazione mondiale che tendenzialmente andrà dagli 8 miliardi attuali fino a circa 10 miliardi nel 2050. Questa è la domanda a cui tenteremo di dare una risposta. Io parto da questa considerazione, che va cambiato l'attuale modello di sviluppo, o meglio, va messa in campo un'azione di responsabilizzazione degli stakeholder della società globale rispetto a tre principi fondamentali. Il primo è quello di l'empowerment rispetto a quello che noi consideriamo i costi della scarsità, cioè noi dobbiamo sostanzialmente convincere la società che va superata, o meglio, va promossa una cultura della scarsità. Cioè, se non ci rendiamo conto che gli stock di capitale naturale, umano, sociale ed economico sono stock scarsi e non ci avviciniamo quindi a questo superamento del concetto della scarsità, e se non, come dire, come si dice in economia, internalizziamo i costi della scarsità, evidentemente non saremo in grado di dare questa prima risposta. Un secondo principio che va affrontato è il superamento della cultura dell'emergenza, cioè questa società è troppo abituata a ragionare in una logica di breve periodo, in una logica congiunturale. Il terzo principio che deve essere metabolizzato è quello di dire no alla cultura della omologazione, no alla cultura della standardizzazione. Allora, se noi partiamo da questi tre principi e quindi siamo convinti che la società debba ridurre un approccio, come dire, modificare il suo approccio sbagliato, allora ci poniamo la domanda. Ecco, questa cartina geografica sostanzialmente ci fa vedere che effettivamente nel 2050 noi passeremo dagli attuali 8 miliardi ai circa 10 miliardi. Qual è il vero problema? Il vero problema è che le diverse aree geografiche, così come mostra questa cartina, partono da un dato di popolazione umana di un certo tipo differente da quello delle altre aree. Quindi il problema è che è vero che al 2050 avremo una popolazione di 10 miliardi, ma evidentemente questa popolazione di 10 miliardi sarà distribuita in modo difforme, e anche quindi i trend di evoluzione si distribuiranno in modo difforme su tutto quanto, diciamo, il pianeta. Allora, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare attenzione a che cosa? Al fatto che in tutte queste diverse aree geografiche del mondo noi abbiamo delle condizioni globali di partenza differenti. Abbiamo dei diversi indici di sviluppo umano, abbiamo dei diversi indici sulla diseguaglianza sociale, abbiamo dei diversi indicatori sull'impronta ecologica, così come sugli indici della democrazia e gli indici dei diritti umani. Allora è chiaro che se noi non andiamo ad analizzare che le condizioni di partenza sono diverse da area geografica ad area geografica, sarà impossibile immaginare una traiettoria uniforme per dare questo tipo di risposte. Allora, superato e quindi affrontato questo tema con le opportune strategie di cooperazione internazionale a livello globale, ci porremo la domanda: bene, ma allora se io voglio più che dire dare, diciamo, nutrire tutto il pianeta, io penso che dovremmo usare il termine corretto, quello di dare, di garantire a tutti il diritto al cibo. E quando diciamo garantire a tutti il diritto al cibo, sostanzialmente ci preoccupiamo di come riequilibrare il rapporto spesa alimentare sul reddito personale disponibile da un lato, e come vogliamo invece soddisfare quelle istanze di benessere, di qualità della vita che sono strettamente correlate al cibo. Allora, che cosa dobbiamo fare? Evidentemente dobbiamo migliorare l'accesso fisico al cibo,
dobbiamo migliorare l'accesso economico al cibo, dobbiamo migliorare la salubrità del cibo in termini di valori nutrizionali e di sicurezza del cibo, e altrettanto dobbiamo fare verso un maggiore soddisfacimento appunto di quegli aspetti qualitativi del benessere collegati per esempio all'edonismo, collegati agli aspetti identitari, collegati all'aspetto della prossimità. E allora qual è la strada? Non è soltanto immaginare di produrre oppure di chiederci in che modo noi vogliamo produrre, ma dobbiamo chiederci in che modo dobbiamo o dovranno cambiare i sistemi cibo in tutte quante le parti del mondo. E allora la risposta, la proposta che noi avanziamo è quella di coniugare il diritto al cibo con la sostenibilità del benessere, cioè con la capacità di preservazione dei quattro stock di capitale. In che modo possiamo fare queste cose? Evidentemente dobbiamo andare ad incidere e a fare una riforma che interessi tutti quanti gli stakeholder dei sistemi cibo. E allora le imprese dovranno mettere in campo una strategia di no dumping e quindi di non omologazione e quindi di superamento di questo, diciamo, oggi le imprese lavorano su una sorta di dilemma. Riusciamo a superare il dilemma tra competitività e sostenibilità? Ecco, se adottano un approccio di no dumping, questa potrebbe essere la strada giusta. Le famiglie evidentemente debbono anche loro rivedere i loro stili alimentari, anche loro debbono rivedere come utilizzano il loro reddito personale disponibile per la spesa alimentare. I settori a supporto, il mondo della ricerca, il mondo della formazione, debbono passare da un approccio segmentato all'innovazione a un approccio integrato, cioè una capacità di sapere innovare nell'utilizzo dei fattori produttivi, di sapere innovare nella scelta dei prodotti e dei processi organizzativi, processi di produzione, processi di strategie di marketing. I settori a supporto, a fianco a quelli della formazione e della ricerca, quali il terzo settore, deve mettere in campo una nuova strategia di advocacy, cioè deve essere quel comparto, quelle istituzioni che debbono in modo chiaro, semplice, sensibilizzare i vari segmenti del sistema food e infine debbono cambiare le politiche per l'alimentazione, sia a livello globale se che a livello territoriale. Qual è la parola magica? La parola magica, a mio avviso, è passare cioè tutti quanti questi stakeholder del sistema food debbono cambiare il loro paradigma economico, passando da un sistema economico lineare ad un sistema economico circolare.